Pupi, buongiorno. Fra un po' mi metterò in viaggio per andare da Christian, che è l'inventore, anzi che dico l'artista, che ha ideato la pizza tacos. Sono super 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 emozionata e non vedo l'ora di mangiarla. Ragazzi, finalmente mi sono seduta, sto aspettando che Chris mi porti la mia pizza tacos, sto morendo di fame, non vedo l'ora di mangiare. Ragazzi, per Chiara ho in mente di preparare tre pizze tacos, una col pollo crispy, una col kebab e una con carne di cavallo. Partiamo con la prima, che è pollo crispy, mozzarella, pesto di pistacchio, cipolla caramellata e salsa yogurt. Andiamo da Chiara. Ciao carissima, che Ciao, fate? benissimo, Buona cena! grazie di cuore. Ragazzi, sembra davvero buonissimo, è uno dei miei piatti preferiti, questo è il pollo crispy con questo di pistacchio. Cioè ragazzi, guardate. Sapore è davvero buono, davvero davvero buono. Andiamo questa volta di Coca Zero, perché dopo la brioche mangiata qualche giorno fa, ho alzato forse troppo la mia glicemia. Giuro, regà, l'impasto è un qualcosa di fantastico. Prima, raga, ce lo siamo bevuto, era buonissimo. Adesso aspetta il secondo. A few minutes later. Carissima, ed ecco qui la seconda pizza tacos Oh! con carne svizzero, cipolla caramellata, insalata verde e insalata. Patatine, ketchup, maionese e paprika. Sembra spettacolare. Dai. Raga, proviamo anche questo. Quanto è morbido l'impasto, però anche la tenera la carne, cioè è un orgasmo questa pizza. Ho fatto mettere condimenti abbondanti, speriamo di non sporcarli. Sinfonia di sapori, veramente. Anche il secondo è finito, adesso aspetto il terzo. Non sono nemmeno così tanto appesantito, perché veramente l'impasto è di una leggerezza e di una morbidezza unica. A few minutes later. Carissimo, ecco, è arrivata la terza pizza tacos con kebab, mozzarella, cipolla caramellata, patatine e salsa. Dai! Buonissimo anche questo, ragazzi, veramente buonissimo. Patatine sono fritte alla perfezione. Quello fa veramente il bello pieno, quindi comincio un pochettino a scaldarlo e poi lo taglio. Chiara, come va? Tutto buonissimo, veramente, Ci complimenti. siamo? Tutto perfetto, tutto buono. Succulente? Spettacolare. Dai. Raga, siamo quasi alla fine.
Direi che la sfida l'abbiamo abbondantemente superata, però posso dire che è stata una delle sfide più belle che abbia mai fatto. Punto per la bontà, dei sapori, nonché della qualità. Ragazzi, una mangiata spettacolare, è veramente, a Siracusa posso tornare rotolando, però ne è valso assolutamente la pena. Chiara, cosa ne pensi di questa nostra invenzione? Allora, io già te l'ho detto, gli ingredienti sono buoni, la qualità è ottima, quindi ci tornerei, sì. Vale la pena per me che vengo da Siracusa a venire nel tuo locale, che è a Bellini? Sì, per me è prova superata, punta superata, quindi complimenti anche per l'invenzione. Sì. Perché il signore, di nome Christian, prego sia di nome mio, è l'unico inventore della pizza taco. Unica, penso, in tutta la Sicilia, nel mondo, non lo so. Anche in Italia. È una nostra invenzione che abbiamo creato l'anno scorso. Perfetto. E va a bomba. Un'altra cosa, tu che altro fai nella tua pizzeria oltre alla pizza? No. Allora, le pizze taco sono una nuova invenzione, facciamo le pizze normali, max, rettangolari, pizzoli, sì, un po' di tutto. Va. E anche il padellino facciamo. Ah, quindi tipico torinese l'hai importato qui pieno. A modo nostro. Allora, voglio precisare però che Christian non ha posti a sedere per ora, è solo da sporto, però ragazzi, andateci perché ne vale assolutamente la pena. Ciao ragazzi! Ragazzi, un saluto grande da Chiara Mangiatutto e dall'amico mio Christian. Ciao ragazzi! Ciao. Di mangiare ho mangiato, me ne posso tornare a casa di Chiara, ma è rimasto ancora un pochino, sii onesta però. Nì, dai, piccolino, ma... E tu, secondo te, te ne torni a casa senza un bel pizzolo dolce? No, ce ne fate il dolcino? Il dolcino, il dolcino. Ma io ho fatto mezzo pistacchio e mezzo di picciotto. Sembra la crema da pino. È pino. Pino, spettacolare. Dai, mangia e diverti. Grazie mille. Me ne porti soltanto due posate, se no mi intracchio tutto. Dai, io dico sempre, non si può finire una cena senza dolce. Chiara, cosa ne pensi del nostro risotto? Buonissimo, anche in questo caso l'impasto è buono. Morbido. Allora è morbido, è mezzo, è buonissimo, le creme pure. È diversa appunto da quello di Sestino, però merita anche questo, è una versione che mi piace. Grazie, quindi, grazie. Era da una vita, ragazzi, che non mangiavo le pippo e sentire questo sapore è come se mi avesse riportato ai tempi della mia infanzia, quando mia nonna e mio nonno mi compravano le pippo. Passiamo adesso alla pasta al pistacchio. Ragazzi, il dolce è finito, direi che adesso posso veramente andarmene. Ringrazio innanzitutto Christian per avermi mangiato. E niente, vi ricordo di seguirmi su tutti i miei canali, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. E niente ragazzi, alla prossima mangiata. Ciao, un bacio.